Passiamo al quarto punto dell'ordine del giorno. Mozione, firma dei consiglieri Laddaca, Caccamo, Benassi, Poli, avente ad oggetto costituzione dell'archivio Luigi Petroselli, indimenticabile sindaco di questa città. Chi presenta l'atto? Consigliere Laddaca, prego. Grazie Presidente. Allora, l'atto che ci accingiamo a votare è stato sollecitato dalla Commissione dal consigliere Benassi, che ringrazio per lo spunto e per averci dato la possibilità di provare a sollecitare e ad insistere su una questione. Per favore. No, è che come sempre arriva il momento della cultura e c'è meno interesse su questi atti. Dunque, dicevamo, quest'atto chiede al Comune, chiede alla Regione che ci si muova perché finalmente sia dato seguito ad alcune promesse, ad alcuni impegni presi negli anni passati, per mettere a disposizione di chiunque voglia approfittarne per motivi di studio, di ricerca o di documentazione, dell'enorme mole di documenti accumulati nel corso del suo mandato e precedentemente dall'ex sindaco Petroselli, che è stato sindaco a cavallo tra gli anni 70 e 80 del secolo scorso, e seppure il suo mandato purtroppo è stato molto breve e terminato prematuramente, è ancora ricordato come uno dei sindaci più amati dalla popolazione e uno di quelli che ha avviato alcune trasformazioni, e mi piace dire anche e con slancio in ambito culturale per la città, molto importanti. Insomma, penso agli interventi sull'area dei fori, per ridare unità proprio all'area dei fori con il Campidoglio. Ecco, abbiamo come municipio la fortuna, ma che diventa, come molti doni, anche una richiesta di impegno personale. Abbiamo la fortuna di avere la vedova, la signora Aurelia, dell'ex sindaco, che abita nel nostro municipio, nel nostro territorio, e che più volte ha lanciato degli appelli all'amministrazione perché tutti i documenti, appunto, conservati dal marito venissero in qualche modo valorizzati, messi insieme in un fondo, in un archivio, e fossero resi disponibili, appunto, a studiosi, a giornalisti, a ricercatori, ma anche, perché no, alle scuole, ai ragazzi, agli universitari, a chiunque voglia capire un po' meglio la storia di Roma degli ultimi decenni. Negli ultimi mesi la Regione, in particolare il Vicepresidente, hanno annunciato di volersi impegnare per reperire dei fondi per l'istituzione di un archivio dedicato alla memoria dell'ex sindaco Petroselli, appunto, dove poter mettere assieme e rendere disponibili tutti questi documenti. Quindi con quest'atto noi chiediamo che si dia seguito a questi impegni, a queste promesse, a queste dichiarazioni, e che il Comune e o la Regione trovino questi fondi, insomma, non parliamo di cifre memorabili, trovino questi fondi per finalmente, perché si arrivi alla creazione di un archivio dedicato a Petroselli, e in più chiediamo che questo luogo, insomma, auspichiamo che questo fondo sia istituito e la sede sia all'interno del nostro municipio, visto che, appunto, l'ex sindaco abitava nel nostro municipio, e ancora la vedova, la signora Aurelia, abita all'interno di questo municipio. Quindi io mi auguro che il Consiglio voglia far proprio questa mozione, rivendicando con orgoglio la possibilità di avere sul proprio territorio questo fondo di archivio, che potrebbe essere davvero molto importante e di grande valore per la storia della nostra città nel secondo dopoguerra. Grazie. Grazie a lei. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliera Carrus, prego. Presidente, colleghi consiglieri,
Sì, ovviamente merito per la mozione presentata, anche perché avere all'interno del nostro territorio un archivio dedicato a Luigi Pietroselli ha sicuramente un valore duplice, sia culturale che politico, ma anche proprio di simbolo anche del nostro municipio. Ho proposto in commissione che magari tra le sedi all'interno del territorio del municipio settimo si potesse pensare anche all'ex sala consigliare del nono municipio, e mi sembra che anche questa una delle opzioni, insomma questa proposta sia stata anche accolta favorevolmente all'interno della commissione. Ovviamente poi questo vedrà anche diversi processi, e questo perché sicuramente o si impegna il Campidoglio a e quindi il governo centrale, anche se in questo momento col commissario è tutto più complicato, però o si impegna da un punto di vista di un governo centrale l'attivazione di questo archivio, oppure sicuramente il simbolo del nostro municipio sarebbe uno degli elementi più probabili, anche a dimostrazione del lavoro e della figura come simbolo all'interno del territorio del settimo. Grazie. Grazie consigliera Carrus. Allora, altri interventi? Consigliera Caccamo, prego. Ho apprezzato molto l'idea della creazione di questa raccolta di documenti dell'ex sindaco Pietroselli. Come tutti saprete, io sono stata dipendente del Comune di Roma, quindi volevo rivolgere una parola in ricordo di questo sindaco, che è rimasto nel cuore dei romani perché ha sempre rivolto il suo pensiero verso i più deboli, verso gli emarginati, ha rivolto il pensiero alle periferie, ha cercato di avvicinare le periferie e le borgate al centro della città. Nel periodo in cui lui ha governato, che molte delle borgate hanno ottenuto l'allacciamento alla rete idrica e fognaria. Non possiamo dimenticare che nel 1980, in pieno periodo del suo governo, è stata inaugurata la linea A della metropolitana. Anche questo serviva per avvicinare il centro alla periferia, o la periferia al centro, come vogliamo. Quindi è importante non disperdere la documentazione che questo sindaco ha lasciato, e quindi ho accolto favorevolmente l'idea proposta appunto dal consigliere Benassi esposta in questa mozione. E mi auguro che la sede di questa raccolta possa rimanere all'interno del municipio settimo, tanto più che lui ha vissuto in questo municipio, la vedova tuttora vive in questo municipio, e quindi io posso che ringraziare il proponente per questa mozione, e sono d'accordo e sono favorevole alla sua realizzazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Storidano. Grazie Presidente, signori consiglieri, stanchi e non, che vi vedo un po' stanchi. E allora, anch'io sono molto contento di questa mozione, anche perché io ero bambino e Pietroselli mi ha dato la casa popolare, e perciò io ho ricordi molto belli. E ricordo anche quando si è arrabbiato con l'assessore che non gliela voleva dare a mia madre. Io però volevo dire a quest'aula che un argomento così bello, dei ricordi di un uomo simbolo per questa città, avrei preferito questa sera, Presidente Villa, consigliere che ha avuto l'idea, Aldo Benassi, Presidente della Commissione, avrei preferito avere un consiglio apposta per questa, avrei preferito la signora Pietroselli in aula, avrei preferito sentirla e ascoltarla. Io non la conosco, sono contento, non lo sapevo che abitava nel nostro municipio, l'ho scoperto da poco, non so, mi può sfuggire, se no gli avrei chiesto il voto, consigliere, sarei andato lì col fatto che il marito mi ha dato casa popolare, allora in qualche modo gli avrei dato il bigliettino da visita, consigliere. E perciò, detto questo, io chiederei all'aula, naturalmente è una domanda, se poi i proponenti, il Presidente non è d'accordo, può anche, io voterò molto favorevole a questa cosa,
di ritirare per il momento la mozione, riportarla in aula al prossimo consiglio e organizzare un consiglio ad hoc per questa cosa. Se i proponenti e tutto il consiglio vuole, vedo un po' delle facce stanche e smarrite, non ve ne può fregare di meno, io non c'è problema. Però ecco, questa proposta a me piace, non so a voi no. Comunque voterò favorevolmente e ringrazio il lavoro della commissione. Consigliere Benassi. Grazie Presidenti, Presidente, colleghe e colleghe. Dunque, per rispondere subito alle, diciamo, obiezioni, tra virgolette, poste dal consigliere che mi ha preceduto, ho tentato di mettermi in contatto con la signora Petroselli durante questi giorni attraverso quello che è il suo assistente, diciamo così, quello che tiene, insomma, la sua agenda, ma non sono riuscito a farlo perché non ho avuto risposte alle chiamate fatte al telefono. Può capitare, insomma, però mi auguro che le giunga in qualche modo notizia, poi riproverò, insomma, a ricontattarla di questa nostra iniziativa. Iniziativa che diciamo è di supporto a un impegno già preso dalla Regione Lazio in tal senso. Noi crediamo sia opportuno, e così comunque la Commissione si è espressa, che questo archivio abbia sede nel nostro municipio, insomma è preferibile che sia così, per i motivi che sono stati precedentemente esposti. Sì, la signora Petroselli abita, insomma, nel quadrante, tra l'altro, di Cogli Albani, perché ricordo quando ci fu, tra l'altro, un primo sopralluogo per la voragine di Via Genzano con l'assessore all'epoca Masini, e mi ricordo venne proprio posta anche lei a trovarlo, a salutare l'assessore Masini, e quindi ebbi l'occasione di conoscerla in quel momento e di sapere questa cosa. Detto ciò, io non credo di poter e dover aggiungere altro. Mi auguro che ci sia un largo consenso di fronte a questa mozione, perché comunque è nell'interesse di tutti e anche nel conservare la memoria storica di questa città approvare quest'atto e far sì che l'archivio si realizzi. Grazie. Grazie a lei. Consigliera Lancia. Io voglio ricordare il sindaco Petroselli, che ho conosciuto personalmente come cittadina, ma di lui voglio ricordare una cosa: aveva la porta sempre aperta per tutti i cittadini, cioè chiunque poteva entrare e a chiedere di andare a parlare con lui, ed è una caratteristica che non tutti i politici, presidenti di municipio, sindaci hanno, insomma. Lui aveva questa caratteristica, era una persona di gran cuore, era una meravigliosa persona. Voglio raccogliere questa indicazione di mantenere l'archivio nel nostro municipio, anche se so che ci stanno lavorando al Ministero della Cultura per l'archivio del sindaco Petroselli, ma a questo punto proporrei di utilizzare le stanze della ex presidenza nella sede di Villa Lazzaroni, che non sono umide, quindi possono contenere libri, mentre la sala consigliare ha parecchie infiltrazioni di umidità che non sono adeguate per mantenere un archivio cartaceo. Grazie. Allora, non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Per te. Scusate. Scusate. No, ma perché non facciamo la controprova? Posso? Chi è contrario? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Allora, 18 voti a favore, nessun contrario, nessun astenuto. Allora, come ho detto all'inizio del consiglio, era stata presentata la mozione articolo 58 sull'apertura di una voragine a via Pazzano. Siccome si parla di apertura di una voragine su tracciato stradale,
penso che sia successo ieri, oggi, l'altro ieri, quindi l'ho ritenuta, diciamo, una voragine sulla strada, penso che sia un documento urgente, quindi ho ritenuto opportuno di acquisirla e per cortesia, sia buono, e acquisirla e portarla in discussione, perché se è una voragine va subito riparata. Allora, consigliere Lozzi, prego. Allora, premesso che la problematica di Via Pazzano oramai è in discussione da mesi in questo municipio, infatti avevo presentato anche una mozione in merito il 16 novembre, ma non essendo stata calendarizzata in questi giorni, essendosi aperta una voragine sulla stessa strada, ho dovuto per forza presentare una mozione ex articolo 58, se no sarei stata molto disponibile a condividere l'altra mozione tranquillamente anche con i commissari nella commissione competente. Come sappiamo, in via Pazzano è stato approvato nella parte di territorio di Ciampino un piano di zona con la costruzione, che prevede la costruzione di varie residenze. Il problema principale è che l'accesso di quel cantiere è stato dato nell'area di Morena, nonostante loro, se avessero sistemato e allargato via Fratelli Wright, avrebbero avuto il loro accesso dal territorio di Ciampino senza gravare ulteriormente su Morena, che tra l'altro sarà anche gravata dall'aumento di persone e quindi di macchine in un tratto di strada che è già congestionato. Questo municipio a tal proposito presentò una risoluzione il 23 giugno 2015 in cui chiedeva garanzie innanzitutto che fosse evitato il transito degli automezzi pesanti sulla viabilità interna a Morena Sud e poi garanzie sull'integrità dei servizi sottostanti e sul ripristino dei sedimi stradali. Bene, ad oggi nulla è stato garantito di ciò. Non si sa come mai a un certo punto la questura ha spinto per una disciplina di traffico alquanto bizzarra in quella zona, perché impedisce praticamente di parcheggiare su entrambi i lati, mette una velocità di 10 km/h, cioè sì, praticamente potrebbero andare a piedi, sembra quasi fatta per agevolare in ogni modo il transito dei mezzi che vanno verso il cantiere. Non solo, garanzie sull'integrità dei servizi sottostanti. Per due volte, a distanza di qualche mese, si sono rotte le tubature della CEA, creando quindi disagio ai cittadini, creando comunque l'esigenza di interventi per ripristinare le tubature e quindi dei costi per l'amministrazione comunale. E inoltre adesso si apre la voragine. Più volte è stata sollecitato, visto che è stata messa una disciplina di traffico, di integrarla ponendo un limite di peso ai mezzi che dovevano comunque transitare per quella via, e tutti hanno fatto orecchie da mercanti. A distanza di mesi sembra che tutti hanno fatto quadrato, ma intorno praticamente al consorzio, quindi a difesa del consorzio, lasciando i cittadini abbandonati a loro stessi, che oggi hanno ricevuto le prime denunce da parte del consorzio che richiede un risarcimento di danni di quasi 300.000 euro a testa, proprio perché loro hanno fatto delle sorte di, insomma, di manifestazioni e hanno cercato in qualche modo di impedire il passaggio di questi mezzi, che andavano non solo ad ammalorare il sedime stradale, ma ogni volta che passavano questi mezzi grandissimi, immaginate i mezzi di cantiere che portano sopra di loro anche le ruspe, quindi una cosa in mano in una strada piccola, che ogni volta che giravano salivano sui marciapiedi rompendoli, e non solo, a volte non riuscendo a girare andavano contromano in quelle strade per riuscire a raggiungere poi via di stazione Ciampino. Ad oggi siamo arrivati ad un punto in cui probabilmente un minimo di risposta la dobbiamo dare. Non possiamo revocare il passo carrabile, perché sembra che tutto sia stato richiesto nei modi e nei termini corretti, che sia tutto secondo legge, quindi non si può revocare, ma probabilmente per tutelare i nostri territori, per tutelare i nostri cittadini, possiamo dire ok, tu puoi passare, ma non possono passare dei mezzi che vanno a distruggere delle nostre strade, e se tu mi dai la garanzia di aggiustarle a fine lavori non è sufficiente. Quindi, come si sono sbrigati a fare una disciplina di traffico per far andare le macchine a 10 km/h per impedire i parcheggi, noi oggi chiediamo che i mezzi superiori a un certo peso non possano transitare su quelle strade, a tutela
del nostro territorio e a tutela dei nostri cittadini. E dico ancora di più, mi sembra assurdo che ad oggi abbiamo lasciato soli dei cittadini che per non aver fatto nulla di male, perché all'epoca delle loro manifestazioni, cioè quando parcheggiavano su entrambi i lati per non far passare quei mezzi, non c'era alcuna disciplina di traffico e quindi loro erano liberi di farlo assolutamente senza nessun problema. Ed è anche assurdo che nel cercare di tutelare il loro territorio, addirittura un signore, un cittadino di 85 anni, anche con difficoltà di ambulare, sia stato denunciato dalla nostra questura della Romagnina per violenza privata, perché lui aveva parcheggiato a 5 metri dal passo carrabile e quindi si presumeva che lui volesse impedire il transito. Cioè, un cittadino di 85 anni che gli stavano quasi facendo venire un infarto, sono intervenute 3 volanti della polizia per denunciarlo per violenza privata. Quando noi chiamiamo ad intervenire le nostre forze dell'ordine per dei furti, per delle violenze o per qualsiasi cosa, arrivano dopo ore, forse in 1 o 2, sono intervenuti in 3, si sono anche sbrigati a sollecitare la polizia locale affinché facesse una disciplina di traffico a tutto vantaggio del consorzio. Oggi sono qui a chiedere a questo consiglio che per una volta si faccia una richiesta ufficiale e mirata a tutelare invece il nostro territorio. Se loro vogliono passare quei mezzi enormi, pesanti, che distruggono le strade, si sistemassero prima via Fratelli Wright e accedessero da Ciampino, visto che quel tipo di piano di zona è stato approvato da Ciampino e a oggi è stato approvato anche quello limitrofo, quello è il CC, il comparto C5 del piano di zona. Adesso c'è il piano di lottizzazione C6 presentato da Fabrizi e approvato a fine novembre da Ciampino. Quindi oggi chiedo a questo consiglio che sia cortesemente approvata questa mozione e che lì si impedisca ai mezzi pesanti di transitare. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lozio. Apriamo la discussione. Ha chiesto il consigliere Patrono, la prego. Vado via, quindi. Di questa storia di via Panzano se ne parla ormai da diverso tempo, però vedo che nonostante ne abbiamo parlato e riparlato in commissione o quant'altro da tutte le parti, continuano ad andare imperterri di avanti. Evidentemente sono poteri talmente forti che vanno avanti. Però quello è il mio meraviglio, una cosa così bella, così urgente, che potrebbe fare, diciamo, da specchietto per il nostro municipio. È vero che la nostra presidente Fantino è andata via, per carità, giusto che vada dove è andata, vada, ma penso che il nostro vicepresidente Morgia, non so se l'ha accompagnata, ma sta in mezzo al traffico, potrebbe ritornare oppure potrebbe scendere un attimo, non fa qua la fascia che lo difendi sempre, doveva sta qua, almeno sta zitta, non fai smorfio, no? Ma che sa, difende l'indifendibile. Stai difendendo l'indifendibile, deve stare qua su tutti i Presidente, problemi. Scusi, non io non sto dicendo nulla, esatto, vorrei per che favore, riportasse per favore, consigliere Carus, sono io il Presidente. Riporto consigliere Carus, la prego. Consigliere Carus, ma non le ho dato la parola io. Lo so, però non blocca. Non le ho dato la parola, ci penso io. Ah, non mi sembra. Per favore. Consigliere Madonna, allora, stia nel merito dell'argomento. Io sto nel merito, ma quando vedo da un'altra parte che ne fai... Consigliere Madonna, per favore, sia nel merito dell'argomento senza fare riferimento a persone. Per cortesia. Come nomino Morgia. Consigliere Madonna, per cortesia. E che sono io? Allora, deve sta qua. Allora io ho accettato questa mozione perché c'è l'apertura di un lavoraggio. Allora chiedo ai consiglieri di stare nel merito della cosa, senza fare polemiche, altrimenti chiudo qui la discussione. Consigliere Madonna, la prego. Allora, siccome sto dicendo che il mio assessore Morgia, assessore ai lavori pubblici, doveva dirmi che cosa ha intenzione di fare, che cosa può fare e che cosa non può fare, non posso vedere una da un'altra parte che mi fa le smorfie, non la leggo, ok? E non ho fatto neanche il nome, ho detto una persona, poteva essere anche il consigliere Poli, che è stato buono e zitto. Lui no, l'ha fatto. Pertanto ho detto... È un problema di lavori pubblici. Allora, visto che oggi l'abbiamo portato con l'articolo 58, poi c'ha ragione Tutino quando si arrabbia che non gli portavamo mai articoli 58. Perché basta che Monica Lozzi o il Movimento 5 Stelle fa l'articolo 58, se scapicolamo. No, perché il Presidente c'ha paura.
credo, consigliere Madonna, non le consento questo, va bene? Nella maniera più assoluta, no. Che non è vero, non è così. Allora, Presidente, lei sta mettendo il coltello nella... No, non sta mettendo, io, allora... No, perché allora, non le dico... Io una coltellata a Maradona gliela darei. Per cortesia... Due, pure un altro. Per cortesia. Allora... Siccome è tardi, i vigili ci hanno da fare, giustamente Righetti ci ha da fare e roba varia. Caro Presidente, se noi ci teniamo a questo bel municipio, come ha detto il consigliere Laddaga, è ora che facciamo qualcosa per il nostro municipio a 5 mesi prima delle elezioni, significa per 2 anni e mezzo non abbiamo fatto un tubo. No? Io ho presentato delle interrogazioni 4 mesi fa, 5 mesi fa che riguardano il bene del nostro municipio. A tutt'oggi, caro Presidente, nessuno viene a rispondere alle interrogazioni. Che vogliamo fare? Oh, bravo. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo litigare? Argomento, per cortesia. Io sto parlando dell'argomento. No, se sta parlando di... Lauri pubblici. Dell'interrogazione non c'entra niente, per cortesia. Era distratto lei. Le tolgo la parola, consigliere Madonna. Va bene, no, per cortesia. Consigliere Madonna, le tolgo la parola. Allora, altri interventi. Allora, altri interventi. Presidente. Consigliere Carlo, prego. Ho un minuto e mezzo. Non è possibile, consigliere Madonna. Consigliere Carlo, prego. No. Presidente, io ho i miei 3 minuti e lei mi deve rispettare. Allora io rispetto chi si mantiene nel merito dell'argomento, chiaro? Io non la sto facendo e lei non si può arrogare di togliere la parola. Consigliere Madonna, deve stare nel merito dell'argomento. Ho capito, lei non lo può fare. Va bene? E mi ridà la parola immediatamente. Se lo sto scherzando. Sia calmo. Io sto qui. Consigliere Lozzi, vabbè. Prego, consigliere Madonna. Sia nel merito dell'argomento. Io sto nel merito dei lavori pubblici. No, stiamo parlando di questa mozione. Se lei è distratto, sia più attento. Sospende il consiglio. Ok? Sì. Non sospendi niente. No, non sospende il consiglio. Io mi auguro che il gruppo PD faccia questo. Se qui stiamo lavorando per il bene del nostro municipio, caro Presidente, la Giunta è assente oggi. Abbiamo trattato... Consigliere Matronna, per cortesia. Va bene, allora vado avanti. Vado avanti. Quindi ci tengo a precisare. Ben venga, via Panzano, ne stiamo parlando da quando si è aperto il cantiere, da quando hanno messo divieto di transito, divieto d'accesso. Siamo oggi con una mozione articolo 58 perché si è aperta la voragine. Ma i vigili quando hanno fatto il primo intervento che cosa hanno fatto? L'assessore Morgia che cosa ha fatto? Gli uffici tecnici che cosa hanno fatto? Cioè serve la mozione articolo 58, vanno avanti? Perché adesso noi con la bacchetta magica risolviamo tutto. Quando la nostra Presidente sta in Argentina, il nostro Vicepresidente è latitante, non so da quanto perché non si vede più da diverso tempo, però sta facendo il Vicepresidente e allora sono due persone... di altissimo spessore, vicepresidente del Consiglio, vice della Giunta, assessore ai lavori pubblici. Che vogliamo fare? Stiamo trattando la mozione perché domani andiamo col carcestruzzo che ha creato la lavoraggine e andiamo a riempire? Oppure col vecchietto che giustamente che la polizia è stato preso e è stato messo al muro? Al muro per dire così. Quindi... Io condivido pienamente la mozione. Grazie. Altri interventi? Consigliere Carlos, prego. Allora, Presidente, colleghi consiglieri, due punti. Allora, a parte che la conferenza dei capigruppi decide i consigli e quindi anche i consigli per le interrogazioni e gli ordini del giorno, questo è un articolo ex 58. Tanto per rispondere a alcune informazioni precedenti, così come via Pazzano è un argomento che questo Consiglio ha già trattato diverse volte, sia in Commissione sia qui in quest'Aula, anche perché è collegato al piano di zona 167 e di conseguenza anche come problematica urbanistica collegata.
Dopodiché condivido alcune delle considerazioni fatte invece dalla proponente e che sottolinea un problema che è reale. Il cedimento del tombino, che a causa appunto anche del vuoto della fogna sottostante, sicuramente ha creato una problematica su quella strada. L'unica cosa che vorrei capire è perché, Presidente, mi rivolgo a lei, dato che è sua discrezionalità accettare o rifiutare un atto, nella mozione ci si chiede di porre il limite di peso di 11 tonnellate, che sicuramente può essere una verifica, un approfondimento da fare, come giustamente viene proposto, ma da quando il Consiglio dà ordine al Comandante? Perché purtroppo poi bisogna anche fare un attimino un ragionamento, cioè non so se forse non è stato interpretato bene, risolve da me, o c'è qualche cosa che mi sfugge, annuisce qualche altro consigliere, perché noi in Commissione Sesta abbiamo, che ha la delega appunto alla Polizia Locale, abbiamo continuamente il problema di trovarci ad ascoltare cittadini che sollevano problemi a cui noi dovremmo dare indirizzo politico, dando ordine o comunque di impegnare la Polizia Locale, e quello che ci ritroviamo sempre di fronte è l'impossibilità da parte dell'azione politica di dare un ordine, un comando proprio alla Polizia Locale del settimo municipio, ma non solo, dei gruppi di Polizia Locale in generale. Questo ovviamente ci crea una forte problematica, questo credo che sia condiviso da tutti i commissari, però la realtà dei fatti è questa, cioè in fondo quello che potrebbe permettere di fare di portare a compimento questa richiesta, ovvero il limite di peso, che poi qui è scritto 11, potrebbero essere 5, 4, 3, forse andrebbe richiesto una verifica di approfondimento anche con la Polizia Locale, che giustamente dovrebbe anche poi rispondere ai cittadini, ma questo avviene con una determina dirigenziale, avviene con una determina che poi è responsabilità civile e penale anche del comandante, e che quindi noi come forza politica, essendo sua prerogativa, non possiamo di certo, purtroppo, dico io, ma questo è un problema che più volte abbiamo dibattuto nell'ordine delle competenze della politica, che non ci permette poi di fare quelle verifiche che noi dovremmo richiedere proprio per diminuire le tonnellate dei transiti, dei mezzi pesanti, e quindi per poi evitare l'ammaloramento del sedime stradale di via Pazzano, così come di molti altri luoghi. Quindi la mia domanda è, nell'accettare questa mozione, anche se si è valutato questo aspetto, perché altrimenti noi ci troviamo di fronte anche io personalmente mi trovo davanti alla difficoltà, non voglio prendere in giro nessun cittadino, nonostante considero il problema sollevato un problema che va risolto, ma Presidente, lo chiedo a lei, poiché più di una volta è stato anche risposto che il comando, appunto, per la normativa vigente non ci può dare risposte, non possiamo noi imporre un indirizzo politico, nonostante la richiesta della verifica di transito sia una delle cose che sicuramente nella situazione di via Pazzano è richiesto. Questo semplicemente per dire che poi ci si rimette. Che poi ci si rimette anche nella discussione più generale, perché anche l'accettazione di un argomento rischia poi di dare confusione, cioè si è rischiato accettando anche questo atto la possibilità di far credere che con un indirizzo politico di mozione noi possiamo dare ordine al comando della polizia del gruppo settimo tuscolano affinché sia posto il limite di 11 tonnellate. Premesso e sottolineo che questa richiesta invece, da un punto di vista di indirizzo politico, potrebbe essere una richiesta più che fattibile, chiedendo di verificare la possibilità di
di porre un limite di peso alle 11 tonnellate piuttosto che a 5, in questo senso lo dico per dire, ma immagino che se la collega ha posto un limite numerico avrà saprà bene di cosa parla, e perché sicuramente bisogna scongiurare l'ammaloramento del sedime stradale. Però su questo, Presidente, le pongo questo mio dubbio, anche perché non vorrei che tramite questo atto poi si creasse confusione dicendo che e aspettative nella realizzazione, nella verifica di quanto richiesto, che è una richiesta legittima e giustamente riportata all'attenzione, ma che sicuramente nella fattibilità ha poi una probabilità, diciamo, un po' differente. Grazie. Consigliera Pitrotti, prego. No, grazie. Intanto io, diciamo, io pure sono un po' in difficoltà, perché visto che si tratta di una mozione ex articolo 58, mi sono adesso andata a vedere un attimo il regolamento, perché avevo visto quello comunale, ho confrontato un attimo con il regolamento che stiamo adottando, e quindi io ringrazio la proponente perché ci ricorda per quale motivo si presentano le mozioni ex articolo 58. Perché ne abbiamo abusato un po' tutti, e questo abbiamo fatto un po' tutti, diciamo, un'autocritica, però io credo che se c'è un carattere di urgenza il Consiglio deve affrontare, perché non perché c'è una discrezione o meno da parte del Presidente del Consiglio, ma perché ci sono i requisiti per dire che se c'è una voragine su via Pazzano, no, perché per dire voragine anche su dov'è, se c'è una voragine, credo che c'è un'urgenza sul nostro territorio e quindi il municipio la deve affrontare, punto. Per arrivare a quanto si viene a chiedere, cioè io non ho capito a questo punto che, no, io non lo so, e quindi mi rimetto un po' a... avrebbe fatto una battuta la sua collega, però guardi, mi dispiace che oggi non c'è. Si chiede appunto di attivarsi urgentemente presso i competenti uffici municipali. Allora io non ho capito, ma noi non ci abbiamo manco, noi per dire, non possiamo neanche più dare mandato a un nostro, diciamo, tra l'altro la più alta carica che c'è in questo momento, nonché che c'ha la delega, per poter convocare un tavolo e dire, oh, ma che è successo lì? No, perché se non possiamo mai neanche fare questo, cioè, ma chiudiamo il Consiglio, Presidente, chiuda il Consiglio, ce ne andiamo a casa, e non lo convochi più però, a me non mi dovete più convocare. Perché se io devo fare i ghirigori scritti o domandare le raccomandate per capire se le diamo o meno la maestà di qualcuno quando proponiamo un atto, a me non mi sta bene, eh? Qui siamo sempre tutti a disposizione e credo che sia altrettanto legittimo, al di là di chi lo presenta e a chi viene indirizzato, impegnarsi, perché se c'è una criticità su un pezzo del nostro territorio, tanto più se c'è un'urgenza, il municipio si adopera, perché se non può fare neanche questo... C'ha ragione chi dice che non serviamo a niente, e io sono sempre dall'altra parte, penso che noi serviamo a qualche cosa, e quindi credo che convocare un tavolo e dire andate a vedere che cosa è successo e capite se il limite è 11, 12, 9, 20, 30 o 40, credo che spetti, infatti saranno convocati, leggo qui, sarà convocata il comando della polizia locale, e quindi insieme si andrà a fare un bel sopralluogo, e mi stupisco che ancora non è stato fatto. Se non è stato fatto, quindi anzi, si va a fare un bel sopralluogo e si trova la soluzione. E spero che questa venga fatta domani mattina, se non stasera. Grazie. Consigliere Sterigliano, prego. Grazie Presidente. Grazie Presidente. Presidente, faccio allontanare... Sterigliano, prego. Allora, gentile Presidente, anzi saggio Presidente, signori consiglieri, signori tra virgolette. Detto questo, volevo un attimino, e parlo quasi in qualità di vicepresidente della Commissione dei Lavori Pubblici, dico quasi perché non conto quasi niente, conta tutto il mio amico Cofano che è presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, e mi meraviglio che ancora non ha convocato urgentemente domani mattina all'ordine del giorno Commissione straordinaria su quello che significa. Ma no qua, al quarto via. Oh, la finisci per favore. Cortesia. Io già non lo sopporto. Per cortesia, su. Allora, poi Presidente, visto che ancora il regolamento del municipio, non si arrabbi Presidente. Che c'è? Dico una cosa, non si arrabbi. E a quest'ora non si può anche dire.
Dicevo, visto che ancora la Presidente della Commissione Regolamento non ha portato in aula, in questo aula, il regolamento, io spesso con mia moglie mi prende un po' in giro che vede quello che diciamo e mi dice che ci sono dei consiglieri che fanno le facce. Mettiamo al regolamento il tipo di faccia che si può fare in consiglio, perché non so se voi avete visto il consiglio quando intervengo io, quello che la faccia che fa il consigliere Giuliano. Io vorrei mettere a verbale, vorrei mettere, fare un regolamento che regolamentizza le facce. Il consigliere Matteo, prima torniamo un attimo all'argomento, per cortesia. Visto che il regolamento ormai, allora, però Presidente, siamo intervenuti qualche mese fa e ritorno all'argomento che ha portato in aula, e ringrazio la consigliera Lozzi di averlo fatto, perché questo argomento è una morte annunciata, era una buca annunciata, era una voragine annunciata. Ma che c'era bisogno che ce lo diceva qualcuno che prima o poi succedeva la voragine lì? Sono mesi che c'è il presidente del comitato di quartiere che chiama più la CEA che la moglie. Conferma, Presidente? Allora, detto che questa cosa delle pecche, tutti scrivono le pecche. E allora, cambiate sistema, andate col... Bisogna ripristinare quello che si faceva quando c'era Petroselli nelle borgate, andare lì con Manganello, perché non è possibile, Manganello non politico di quelli di quei fascisti di una volta, quel Manganello politico perciò Presidente, allora sarebbe cosa buona e giusta, Presidente, che lei si veda col Presidente del Consiglio del Comune di Ciampino e facciamo un consiglio congiunto tra Ciampino e il municipio di riferimento limitrofo per sapere che cosa succede lì. Ma tutti queste voragini perché la devo riparare io se poi oneri se ne prende Ciampino, o no, consigliera Lozzi? Allora io direi, le chiedo, non è che è la colpa sua per la voragine, perché io la ringrazio, ha detto bene la consigliera Vitrotti quando ha detto oggi finalmente un articolo 58 vero, questa è il problema. L'articolo 58 in consiglio si fa per cose urgenti, e chi più urgenza della voragine in periferia, che non c'è illuminazione pubblica, che gli autobus passano sui marciapiedi. A via Pazzano hanno fatto il marciapiede diverso in conformità, che l'hanno sfasciato e l'hanno riaggiustato quelli che stanno facendo i lavori. Io ci sono lì a Morena, vengo tutti i pomeriggi e parlo bene dei consiglieri. Pensi ai voragini del quadraro suo, per favore. Allora, perciò Presidente, io invito il Presidente della Commissione, Lavorubugi, quello che convoca le commissioni, che non mi ha mai consultato, ha vinto a me che gli davo qualche suggerimento, sicuramente non è una trappola, Presidente, perché di solito lei ha paura che io gli faccio le trappole, non gli faccio le trappole. La voragine non c'ha colore politico, e perciò la pregherei, sia il Presidente della Commissione di Ruggi di convocare una commissione sul posto e mi venisse a dire qualcuno dell'amministrazione che bisogna regolamentare le uscite. I consiglieri eletti dai cittadini, sfigati come me naturalmente, se vogliono andare a rendersi conto del mercato di Piazza Metronio, di Via Epiro, di Piazza dei Tribuni e di altri problemati, voglio andare a vederla con mano e vederlo e sentire che cosa dicono i cittadini insieme alla commissione. Ma questo è un atto politico, Presidente, perché i cittadini hanno bisogno di vedere le istituzioni che stanno sul territorio. È chiaro, Presidente? Perciò convocazione urgente di un consiglio, magari con l'anno nuovo, e pregherei con la Presidente e la firmataria della mozione, che non so che gli racconta al consigliere Giuliano, perché il consigliere Giuliano che io raccontare è rimasto nei Fratelli d'Italia, il fratello oggi sei solo, per favore, perciò su, detto per questo favore. Di ritirare la mozione, di riportarla domani fuori sacco in commissione lavori pubblici, sperando che l'assessore, non so se è andato con lui in Argentina pure lui, perché io è tanto che non lo vedo. Per cortesia, consigliere Lozzi, per cortesia. Non lo sapevo. Consigliere Siano, conclude il suo intervento, su. Sì. Consigliere Lozzi, lei lo sa, l'affetto e la simpatia che nutro per lei. Per favore. Consigliere Siano, parli a tutti i consiglieri e concluda l'intervento, per cortesia. Visto che lei mi tratta male, io parlo alla consigliere Lozzi, almeno
almeno non mi tratta male. Ogni volta lei mi tratta male. Allora, tornando a bomba, consiglio straordinario, lo convochi, chiami il presidente, almeno aspettiamo che torna la presidente Fantino da dove è andata, dall'Argentina. Ma perché la presidente non... Ah, per cortesia, ma scusa, ma... Non invita la figlia... Per favore, chiamano col consiglio segretario, parla a tutti e consigli con qualcuno del suo intervento, gli altri per favore ascoltino, per cortesia. Ancora... Vabbè. È uguale, consigliere, conclude il suo intervento per cortesia? Sì, subito, subito. È faticoso per lei, non vorrei stare nei suoi panni. Però, allora, tornando a bomba, sarebbe bene azzirare di smettere, perché poi a casa si vede che lei ride. Faccia interventi a posto di ridere, perché mia moglie dice, ma perché ride sempre quello? Detto questo, consiglio congiunto, commissione straordinaria domani fuori sacco, raggiungiamo la voragine di via Pazzano e invitiamo tutti gli attori principali di questo argomento, perché non è possibile pensare che la CEA deve intervenire non solo in via Pazzano, ma dove passano i grossi camion che stanno spaccando le fogne e le condutture dell'acqua. Grazie Presidente. Consigliere Lancia, prego. Io invece sono dell'opinione che la mozione va votata oggi, perché noi arriviamo sempre dopo, perché tutte queste cose sono presentate per tempo. Se noi avessimo votato e esaminato la mozione di novembre, forse avremmo evitato la voragine, e quindi penso che ormai sia diventata una cosa d'emergenza. Certo, mi augurerei che il Consiglio e le commissioni potessero lavorare prima che le cose accadano, non dopo. E poi forse, visto che siamo un'istituzione, noi dobbiamo difendere i diritti di tutti i cittadini e delle imprese. Non può essere che i diritti delle imprese abbiano sempre la preminenza sui diritti dei cittadini, e soprattutto le imprese costruttrici, che vengono autorizzate a fare di tutto e di più e non hanno rispetto per niente, né per le strade private, né per la gente che si è parcheggiata, né per i lavori che sono stati fatti. Gli oneri concessori sono stati una disgrazia in questa città e in tante altre città, perché in cambio di 2 euro abbiamo permesso di devastare il nostro territorio completamente, per case che molto spesso rimangono anche sfitte e vengono fatte anche male. Grazie, quindi io penso che dovremmo votare subito. Grazie a lei. Consigliere Poli. Grazie Presidente. Colleghi, purtroppo l'esito del dibattito mi costringe a effettuare un intervento piuttosto aspro. E mi perdoneranno i consiglieri, la consigliera proponente, con la quale insomma condividiamo molto tempo nei lavori di commissione, ma se l'argomento poi deve essere presentato per strumentalmente per un attacco alla gogna dell'assessore, vicepresidente, personalmente non ci sono stato prima, non ci sto adesso, perché se proprio in virtù di quello che diceva la collega Lozzi, che apprezzo sempre quando parla, i cittadini sono stati adesso interessati da una richiesta di risarcimento danni, e come diceva bene prima la collega Carrus, indicare su una mozione un dato tecnico che è di competenza del comando di polizia, coadiuvato dall'UOT e tutto quello che ci volete mettere qua da lì, può indurre già stasera, già domani mattina, altri cittadini a manifestare per strada e a correre dei rischi che noi, involontariamente spero, gli facciamo correre. Sul profilo più urbanistico, perché io su questo voglio essere aspro, se vogliamo metterla sulla politica schietta, e da adesso in poi cominceremo a essere tutti più schietti, perché tra un po' dobbiamo dire cose come stanno, e non è che Ciampino, dove 5 Stelle governano, decide di fare il piano di zona, deciderà di fare adesso il print, un altro print, sta a Ciampino, governa, sì, come il Presidente della Commissione Urbanistica dei 5 Stelle. Vabbè, scusate, vabbè. Per favore.
Allora, se vogliamo fare un'azione coordinata, purtroppo adesso gli assessori comunali non ci stanno e quindi quel discorso che si era intrapreso del tavolo di concertazione, non so se il commissario che guiderà insomma provvisoriamente l'amministrazione del Comune di Roma sarà insomma facilitato a portarlo avanti, facciamo un discorso di quadrante, per cui io insomma, rifacendo un intervento meno aspro di quello che mi ero riproposto di fare, condividerei la proposta del collega Stelitano di effettuare il sopralluogo con la commissione lavori pubblici, con i vigili, con l'ufficio tecnico, vi portate pure chi il Papa, chi vi pare, e verificate come stanno le cose e portiamo un consiglio che è semmai un atto, che per me peraltro è quasi inutile perché la risoluzione quello dice, quindi adesso dobbiamo dire 11 tonnellate e se il limite è 10 che famo? Se famo prendere a pizzettoni dalla ditta che poi ricorre e chiede altre cose, per cui se le cose vengono presentate strumentalmente non ci sto, e siccome i termini del dibattito questa piega hanno preso, io mi dispiace, la mozione così come sta non sono disposto a votarla perché è una presa in giro per tutti. Grazie. Consigliere Giuliano, prego. Allora, cari colleghi consiglieri, datemi del lei perché sto in maggioranza. Esatto. Per favore, su. Consigliere Giuliano. Io cercherei di fare una, come si dice, una esorto a non strumentalizzare nulla. Perché? Ma è difficile giustamente, perché poi da come si vede, da quale angolo, da quale ottica si vede il problema, a volte poi uno logicamente cerca di portare avanti la propria opinione, condizionato anche da dove la vede. Io mi ricordo bene, e questo lo voglio dire a titolo proprio diciamo di conoscenza, che tutto quel quadrante è venuto alla ribalta per un problema diciamo di piano di zona e quindi di intervento urbanistico che l'amministrazione di Ciampino ha inteso fare approvare con la sua legittimità. Ora, se non fosse stato per il fatto che noi siamo confinanti, è normale che non avremmo detto nulla di più. È ovvio che nell'autonomia un municipio, un'amministrazione, un comune gestisce quello che meglio crede. Ha i suoi organi, quindi ha la possibilità, la facoltà di essere criticato o meno all'interno del suo strumento istituzionale. Ma siccome tocca i nostri confini, noi ci siamo mossi. E mi ricordo bene che il presidente Poli ha organizzato insieme all'altro presidente Santarelli, Safarini, come ricordo come si chiama, Bartolucci, che è PD? No, è Movimento 5 Stelle. Ah, Movimento 5 Stelle. Comunque il presidente Poli, che è il nostro presidente della commissione, si è impegnato, ha fatto un cosa. Scusate, per cortesia, su. No, presidente, facevo la parte sua. Per favore. Quindi dicevo, quella commissione che abbiamo fatto non si è limitata solo a capire che cosa sarebbe successo successivamente. Quella commissione è stata fondamentale per quanto ci riguarda, perché è emerso che al di là di un intervento urbanistico, noi in modo molto diligente il nostro municipio ha detto: bene, tu hai anche approvato un intervento urbanistico, ma gli oneri che ne derivano da tale intervento, che cosa ci fai? Ma noi non dobbiamo, dice Ciampino, noi non dobbiamo dirvelo a voi. Sì, mo devi dire,
perché comunque tu entri e esci dal territorio confinante che è il mio, perlomeno mi devi far capire che come spendi questi soldi. Fermo restando che gli abbiamo detto in tutte le salse, e di questo sono, come si dice, sicuro, ma non mi sembra che sia arrivato il progetto delle opere di urbanizzazione a questo municipio. Per cui noi non sappiamo quello che è stato progettato, e ricordo a tutti che il progetto dell'opera di urbanizzazione è parte precedente, ok, o collegata alla delibera di approvazione del piano. Quindi non è una cosa che ancora è da farsi, è stata già fatta ed approvata, però noi non ce l'abbiamo. Quindi il comune di municipio di Giampino ha detto: sì, io faccio questo e questo, però non te do il progetto delle opere di urbanizzazione. Beh, strana sta cosa, ma comunque è così. Abbiamo cercato di mettere in piedi un tavolo con l'amministrazione centrale, perché il piano regolatore di Ciampino non dipende da Roma, ma dipende dalla Regione Lazio, ma comunque sia tramite il Comune di Roma e l'urbanistica, cercare di vedere cosa poteva farsi. Ma dico questo perché, non perché mi piace perdere tempo a ricordare cose ovvie, che serve sempre ricordarle, perché la memoria è corta, ma perché poi il punto centrale era il passaggio dei mezzi su delle strade che comunque non hanno le caratteristiche per poter essere comunque, che non possono sopportare, diciamo, mezzi pesanti di quel tipo che sono idonei per una costruzione. Quindi se poi non abbiamo avuto la possibilità di continuare il percorso, è ovvio che non è colpa nostra, non è colpa della commissione, ma è colpa del sistema che non funziona, che è bloccato, certo che oggi nasce spontaneo la possibilità di dire: bene, prima che qualcuno ci dia una risposta, Roma, Regione, Ciampino, e si possa fare questo tavolo interistituzionale, come si chiama, i tavoli, noi ne famo tanti, una bella fabbrica dei mobili, non è che ci fa, ci dispiace. Ma prima di fare questo cerchiamo di capire noi che cosa possiamo fare. Allora, ora se deve essere modificata, aggiustata, carinamente sistemata, eccetera eccetera, questo è relativo, cioè non penso che noi siamo talmente così ottusi da non capire se va sistemato meglio. Ma quello che serve capire è dire: noi che cosa possiamo fare oggi, al di là che un comune vicino limitrofo non ce se fila, perché questo è, non ce se fila, benissimo, non è che potevano fare guerra a casa loro, chiaro? E loro non devono da noi, ma noi possiamo tramite una mozione, e se fosse meglio anche una risoluzione, ma nel momento in cui si collabora con gli uffici, si collabora con la polizia locale, di dire: si può evitare il passaggio, no, di certi mezzi pesanti, così si capisce facilmente, no? Si può evitare? Noi facciamo una richiesta, lo mandiamo all'UITS, che è la polizia locale, che è per indicibile di traffico, va bene? La verifica, dopodiché risponderà all'ufficio tecnico: si può fare, non si può fare, finita la storia. Cioè non è che dobbiamo stare, no, a comunque a sperticarci le meningi di capire che cosa, come si comporteranno. Se il comandante dei vigili non prenderà, del settimo municipio, non prenderà nessuna posizione, sarà un problema suo, significa che è sicuro di non prenderla. Cioè questo dico, se i nostri uffici non reputano opportuno, gli uffici tecnici, di fare certe cose, non le faranno, ma noi non possiamo rimanere fermi nell'attesa di un vulnus generale. Ecco perché ho fatto la prefazione che parte tutto da Morosina, però rimanere appesi per colpa di qualcuno che gli fa comodo che questa cosa non venga risolta o non venga affrontata, o si approfitti ovviamente di una carenza istituzionale che è il nostro comune. Noi, e io dico bene e chiudo Presidente, prima che mo dice lei, che io mi ricordo le parole quando venne qui la Presidente Fantino, al di là che mo non ci sia Morgia, il Vicepresidente, è tutto opinabile, per amor di Dio, non c'è sta più nessuno qua, però io dico, la Presidente, quando noi abbiamo fatto il documento che abbiamo mandato a Tronca, no, con le priorità, lei prima di dire le priorità ha detto: è giusto che i municipi rimangano in carica, perché sono la rappresentanza democratica che ancora rimane in piedi, ma li dobbiamo far lavorare, cioè li dobbiamo dare giusta dignità, perché se no non c'ha senso. Beh, simpatica questa cosa detta dalla Presidente,
perché comunque anche in differenza politica comunque è in linea con l'istituzione, cioè è giusto che un municipio abbia una sorta di decentramento, ma se noi non continuiamo, se non iniziamo oggi, in questi mesi, a lavorare affinché si possa avere più forza di decentramento, se non ne soffriamo noi, sicuramente la prossima consigliatura qualcosa di buono può darsi che esce fuori. Non possiamo lasciare a terzi quello che dobbiamo fare noi, nei limiti delle nostre possibilità. Quindi, al di là di come viene posta questa questione, io sarei, tutti dovremmo essere tutti d'accordo nell'attenzionare, e il presidente Cofano, la nomino così lei può rispondere se ha voglia, domani mattina, giustamente, ma io so che lei già ci aveva pensato, non ho dubbi, domani mattina si parla di questo argomento. Non so se riuscirà a fare un sopralluogo con tutte le parti. Grazie consigliere Giuliano. Ma domani comunque la commissione va messa a verbale tutta una serie di situazioni e si chiameranno gli uffici per emergenza per capire qualcosa di più. Ma non possiamo rimanere fermi di fronte all'esigenza che c'è all'esterno, perché quelle persone che sono state adesso comunque messe con la lettera dell'avvocato perché chiedono i soldi non della strada che si è rotta, dalla voragine che ci abbiamo dentro casa nostra, del lavoro che non faranno dentro casa loro, è una cosa che non ci si può credere. Grazie. 300.000 persone. Allora, scusate. Consigliere, per favore, consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente. È chiaro che intervengo un po' alla fine della discussione, proprio per aver raccolto un po' tutte i pareri un po' emersi dalla discussione dei vari gruppi politici che sono intervenuti. È chiaro che la storia di Via Pazzano non è soltanto un tema di viabilità, ma è tutto un apparato, insomma, che ruota intorno alla 167, alla convenzione urbanistica, è tutto ok. Però è chiaro che c'è un'emergenza, c'è un problema reale, c'è una voragine che poi è il tema su cui verte la lodevole iniziativa della mozione della consigliera Lozzi. E se c'è una voragine bisogna intervenire in quel senso. La voragine mi sembra che sia 48 ore che si è realizzata un paio di giorni, insomma. Per cui è chiaro che la natura dell'articolo 58 nasce per la voragine. Quindi ho fatto bene ad accoglierla, grazie consigliere. Io come Presidente di Commissione evidentemente reputo opportuno, domani mattina non è nemmeno la prima volta che insomma all'interno della commissione andiamo a discutere anche di qualcosa di emergenziale, per cui insomma non è il fatto che non è stato iscritto all'ordine del giorno che ci vincola dal non parlarne e dal non elaborarne qualora la consigliera proponente decidesse di portare a domani eventualmente l'iter di questa discussione. Mi faccio tranquillamente promotore di questa cosa, per cui integrando l'ordine del giorno è fattibile, non è quello. Adesso chiaramente non si può integrare alle 8 di sera, però per esigenze lo dico di regolamento, però dicendolo appunto in aula è abbastanza, insomma, si può raggirare questa problematica. Io la dico così, per cui se la consigliera Lozzi è disponibile, domani possiamo tranquillamente parlarne in commissione, se ne reputa comunque doverosamente farla votare in aula, insomma valuteremo il da farsi, ma questo chiaramente è un'iniziativa che spetta alla consigliera proponente. Grazie. Grazie consigliere Cofano, allora io non ho più nessun intervento. Non so, consigliere Lozzi voleva. Prego, consigliere Lozzi. Allora, io prendo in considerazione la cosa, ma ho bisogno di mettere solo due punti in chiaro, perché sinceramente sentirsi dire che tre consiglieri del Movimento 5 Stelle governano a Ciampino quando votano contro a queste delibere è paradossale, quando sono loro che ci hanno fornito la documentazione a noi e non il sindaco di Ciampino, e quando hanno presentato un esposto ufficiale su tutti i piani di zona di Ciampino votati dall'attuale amministrazione per delle irregolarità serie all'interno. Detto questo, io non ho nessun problema a portare domani questa cosa in commissione, non c'è neanche necessità di riportarla in consiglio se la commissione chiede ufficialmente all'ufficio tecnico con un atto domani di fare il sopralluogo e di richiedere alla
alla polizia locale di verificare quale, io ho messo le 11 tonnellate, forse il problema è l'11, di verificare che là i mezzi pesanti non possono passare, non serve, a parte che non serve un ufficio tecnico per capire che un mezzo pesante di quel tipo non può passare, perché se si rompono per due volte le tubature acea, si apre una voragine che impedisce a un cittadino di uscire di casa in questo momento, perché è in laterale e lui non può uscire di casa. Quindi non è una cosa banale, non sarà una voragine di 16 metri, ma sta sprofondando il terreno. Quindi è una cosa che questo municipio deve prendere in considerazione. Non serve un impegno o aspettare il prossimo consiglio. Se noi domani ne parliamo in commissione, tutti quanti, per me possiamo votarla, non votarla. Per me l'importante è che l'ufficio tecnico abbia mandato di chiedere alla polizia locale di verificare, come hanno fatto tutte le altre limitazioni e disciplina di traffico, gli chieda di poter mettere il limite anche là, perché finora i danni ci sono stati, perché se un mezzo deve andare contromano perché non riesce a girare, significa che là non ci può transitare, punto. Quindi no, consigliere Lozzi, lei è la proponente, la ritira per portarla domani in commissione o andiamo avanti? Sono anche, credo, altri firmatari, giusto. Non sono altri la sua. Altri firmatari ci sono: Lozzi, Coia, La Notte, facciamo, Giuliano. La votiamo, votiamo. Me la votiamo, come vi pare? Non ho capito. Sì, sì, votiamo. Votiamo, vai. Interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Sì, sì, sì. No, io ringrazio, grazie Presidente, signori consiglieri, capisco che siamo un po' tutti stanchi. La consigliera Lozzi ha ragione e la ringrazio ancora di aver presentato in aula una mozione articolo 58. Ringrazio lei per aver accettato l'articolo 58. Nel mio intervento io chiedevo che la disponibilità del Presidente della Commissione, penso di tutti i commissari della Commissione, a discuterla domani, visto che non, secondo me un po' di saggezza vuole. Io capisco che giustamente ognuno di noi fa un lavoro sul territorio e una mozione eccetera eccetera. Noi come Partito Democratico la votiamo semplicemente perché è un argomento importante che va così, perlomeno agli atti rimane che il Consiglio è stato favorevole, però non è che tra domani, tra stasera e domani, la firmiamo pure noi, però mi creda il consigliere, in questo momento la situazione sarebbe saggia di fare un percorso, quello che ha detto il Presidente della Commissione, il Presidente con Ciampino, Consiglio congiunto, e si fa chiarezza su quell'argomento. Comunque, visto e considerato che l'argomento va risolto al più presto possibile, il Partito Democratico non si tira indietro su una mozione di nessuno, né tantomeno su una mozione su una voragine. Perciò il Partito Democratico spero che voterà tutto compatto favorevolmente. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Allora, io dico questo, la situazione è una mozione, per cui è giusto nella emergenza mettere un punto fermo. La mozione oggi, se viene votata, non è che cambia il mondo, mette in condizioni lo strumento istituzionale municipale di fare un percorso, quindi la commissione domani si mette in moto, gli uffici verranno sollecitati, si verificherà con la polizia locale quello che è possibile fare e sicuramente ne uscirà qualcos'altro che andrà a modificare o a migliorare quello che c'è, ma questo adesso è un indirizzo che noi diamo, un'esigenza che questo municipio chiede oggi per avere una, come si dice, un'attenzione. Ma non è che noi adesso abbiamo dato le direttive o le coordinate, magari potessimo farlo con una mozione, quindi non mi preoccuperei di questo, lo dico un po' a tutti, nel senso che è servito per accelerare i tempi, questa mozione serve per accelerare i tempi, firmatela tutti questa mozione, non c'è problema, il problema è che all'interno di essa vengono dette delle cose, verifichiamole, è un atto di indirizzo politico, non è un atto tecnico, vanno verificate tramite commissione e quello che ne deriverà, quindi io non penso che sia complicato. E quindi dichiarazione di voto, consigliere Giuliano. Favorevole, e quindi fa bene, ha fatto bene lei in questo momento ad accettarla per rendere a giustizia una situazione che può essere fatta in questo modo. Dichiarazione di voto,
Consigliera Carlos, in difformità dal gruppo? Sì, Presidente. Prego. Semplicemente perché, come ho già detto prima, e mi dispiace che a volte non si è liberi in quest'Aula, sembra che se uno ha un pensiero differente o una perplessità in merito vuol dire non accettare o non dare importanza all'argomento. Semplicemente io sull'atto presentato e sulla sua risolutività e sulla discussione in merito penso che sia necessario e sicuramente importante fare degli approfondimenti, ma come ho già detto prima nell'intervento ho sollevato alcune perplessità che ancora rimangono nella mia mente e quindi in coerenza con il mio intervento credo che lascerò l'aula, poi se la discussione verrà approfondita farà piacere, però insomma grazie. Questo è il mio pensiero. Altre dichiarazioni? Consigliere Coglia, scusi. Prego. Sì, è già stato detto anche dal consigliere Giuliano, qui non siamo a fare un atto risolutivo nel dettaglio, la cifra delle 11 tonnellate è stata condivisa con l'unità tecnica, quindi non viene certamente da consiglieri sprovveduti che non hanno le conoscenze tecniche, ma non credo che se viene approvato un atto con 11 poi la UOT avrà difficoltà a determinare se ci sia una differenza a spostare a 10 o a 12 le tonnellate necessarie, farà una verifica e metterà il giusto tonnellaggio come divieto. Quindi l'invito è a votare questa mozione per il carattere di urgenza e poi a discutere e approfondire comunque nella Commissione dei Lavori Pubblici. Poi una cosa che mi spiace, mi fa ribollire il sangue, che ogni volta che viene presentata un atto non dalla maggioranza deve essere in qualche modo bocciato. Deve essere bocciato perché c'è una cifra che non è precisa, deve essere bocciato perché non ha fatto l'iter in commissione e quindi è stato tolto il simbolo o i nomi delle persone. Non va bene, cioè, facciamo le persone serie. Cioè, se la maggioranza presenta delle cose corrette, le abbiamo sempre votate noi, fate lo stesso, abbiate questa onestà intellettuale, perché sennò diventa molto difficile andare avanti così, per favore. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Cofano. Grazie Presidente, penso di aver comunque già ribadito il fatto che aver preso in carico il tema e portarlo all'attenzione della Commissione di domani è già evidentemente una presa di posizione che piuttosto nitida e chiara rispetto agli atti conseguenziali che da domani produrremo e per il risolvere della situazione. Chiaramente in virtù di questa premessa come Presidente di Commissione la mozione odierna non avrà il mio voto, per cui sull'atto mi asterrò e da domani in Commissione, per cui la mia richiesta rispetto alla discussione dell'atto e partire dall'atto di domani in commissione sarebbe potuto essere insomma uno strumento aggiuntivo, però chiaramente questo non inficia il lavoro che domani sarà fatto in commissione. Per questo come Presidente di Commissione chiaramente il voto non posso darlo e mi asterrò sull'atto, ma domani mattina appunto vedremo in commissione come portare avanti il tema. Grazie. Signore Poli. Grazie Presidente. Analogamente alla collega, in difformità al gruppo, ritengo che la mozione nella votazione che si sta per celebrare sia inutile in virtù dell'impegno che il Presidente di Commissione ha esplicitato sia prima che adesso in fase di dichiarazione di voti, per cui siccome ricostruendo a quello che e riallacciandomi a quello che ho detto prima c'è anche dell'altro e per lo stesso motivo della collega lascerò l'aula. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono, passiamo alla votazione. Consigliere Catoni. Allora, visto che non c'è il mio capogruppo, mi vedo costretto a fare la dichiarazione di voto. Perché costretto? È costretto, perché sono veramente costretto a farlo. E tanto ho 3 minuti, quindi prego, prego. Posso dire pure qualche cosa. Io parlo anche per esperienza vissuta. Piazza Lodi, io di servizio lo volevo fare in un intervento, questo non ho voluto fare l'intervento perché mi trattengo sempre dal farli. Mi segnalano una buca, io pensavo fosse una buca piccolina,
invece sotto Piazza Lodi c'era non una voragine, ma di più, tanto che mi sono visto costretto a interrompere il traffico, ad attivare tutte le... Roberta mia nipote, vabbè, una volta che parlo, rispondo al mio... Allora, riprendendo, chiudo subito la viabilità su Piazza Lodi e faccio intervenire il pronto intervento con subito i miei colleghi con le transenne. Abbiamo subito chiuso la piazza, deviando tutto il traffico. Non c'è stato un che ha bisogno del consiglio, l'abbiamo fatto noi, lo fanno i vigili urbani, e io mi chiedo e pongo qualche domanda. I vigili urbani l'hanno fatto l'intervento, lo sappiamo noi? Hanno chiuso la strada? Voglio dire, per favore. Allora, persino i vigili del fuoco sono intervenuti. Allora, voglio dire, se ci sono stati tutti questi interventi, quale cosa impedisce a noi domani di vedere bene la situazione così come si è svolta e dare anche un voto in una mozione fatta in una commissione, ma non in un consiglio, mettendo a disagio anche altri consiglieri che probabilmente si trovano a disagio di poter votare una decisione, una cosa del genere. Ma non perché via Bazzano la percorro pure io, è stretta, passa l'autobus, e se questa strada non è idonea a sopportare quel tipo di traffico, si chiude. Qual è il problema? Però bisogna fare gli accertamenti necessari per poterla chiudere questa strada. E vi cito un'altra cosa, vi tolgo un altro minuto di tempo. Qualche mese fa un ponte sul fiume Volturno, dove si va verso per andare al paese dove io sono nato, è pericolante, viste le alluvioni del Volturno e tutto quanto, è pericolante. Che cosa hanno fatto? Hanno messo un divieto di transito per i mezzi pesanti su una statale, la Casilina, e dall'altra parte hanno messo il divieto per i mezzi pesanti. Ma questi sono provvedimenti che li piglia l'amministrazione stessa. Cioè, noi possiamo dare oggi la pericolosità, il nostro, diciamo, un allarme sulla cosa. Ma che votiamo? Ma che ci dobbiamo votare stasera? Io, se il mio voto è dato favorevolmente, è proprio scippato dai denti, veramente. Me lo sento di dirlo questo. Quindi il voto è a favore? Certo, però è scippato. Allora. Chi è favorevole? Gli hanno scippato. Vabbè, chi è contrario? Chi si astiene? Chi è contrario? Giuliano. All'11 voti a favore e l'astensione dei consiglieri Benassi e Cofano. Abbiamo chiuso, il consiglio è chiuso e buone feste a tutti, quanti noi. Ci vediamo il 25 gennaio. Ci vediamo il 25 dicembre.